Abbiamo visto delle immagini, era stato da noi pochissimi giorni prima di partire, è tornato ed è qui in studio con noi Gaetano Mura. Buongiorno, bentornato, Buongiorno. benvenuto, velista di Calagonone, ma credo che, visto anche il successo che ha avuto la sua avventura sui social network, la conoscano un po' tutti. Con lui c'è Giovanna Ghiani, che è specialista in scienze dell'alimentazione dell'Università di Cagliari, appena visto questo servizio. Perché? Perché una parte importante dell'avventura di Gaetano Mura è, diciamo, stata supportata anche dagli scienziati. Ne parleremo diffusamente, ma prima vorrei chiedere a Gaetano, intanto, dargli il bentornato, intanto capire come sta dopo questa Grazie. avventura. Va bene, perché comunque rimane, insomma, un'avventura, un'esperienza straordinaria e bisogna mettere in conto questo negli sport, soprattutto negli sport meccanici, dove ci sono dei mezzi veloci, dei mezzi delicati, devi sapere già da prima, lo sai già da prima, che ci sono anche buone percentuali di possibilità che chiaramente che il mezzo si guasti. Ecco, un po' se lo Ma aspettava, forse era una, diciamo, un'avventura molto difficile da portare a termine. diciamo che si lavora bene prima per cercare di fare in modo che questo non succeda, si ha a che fare appunto con condizioni molto estreme, quindi questa è una cosa che bisogna mettere in conto, è normale che sia. Quindi da un punto di vista psicologico, così come si è capaci di, appunto, di far fronte a tutte le situazioni e difficoltà che si trovano normalmente, soprattutto a quelle latitudini, in quegli oceani, altrettanto, se no sarebbe paradossale, bisogna esserlo per digerire velocemente anche in questi casi il fatto che l'avventura non è stata conclusa sino alla fine. Qual è stato, Gaetano, il momento più difficile in mezzo agli oceani? Ma di momenti difficili ce ne sono spesso perché, ripeto, lì ci sono i mari più burrascosi del pianeta, poi quest'anno l'Oceano Indiano era particolarmente attivo, quindi si estendevano le perturbazioni in latitudine, di solito magari si cerca di stare più alti per evitare il peggio, ma erano molto estese, quindi come è successo a Natale, cioè, è difficile veramente evitarlo. Abbiamo visto anche sul Van de Globe, che sono le barche più grosse che partecipavano alla regata, che spesso salivano molto in alto per evitare le depressioni, perché comunque devi soprattutto evitare di avere problemi, di fare danni, delle rotture che poi inevitabilmente ci sono, però erano molto estese, era molto violento, quindi ci ha risparmiato veramente poco l'Oceano Indiano. Un'avventura che è cominciata qui, prima di partire, è cominciata anche grazie al dottoressa Ghiani e al suo staff, perché insomma, le hanno dovuto organizzare un po' tutti quanti i pasti, perché giustamente doveva mangiare, dormiva pochissimo, ma doveva comunque tenersi in forma. Dottoressa, è stato complicato organizzarsi con tutte le difficoltà dovute al peso, a problemi di peso, problemi di spazio all'interno della nave? Allora, è stato complicato, ma è stato comunque interessante perché è stato educativo per tutti, perché noi all'università abbiamo seguito tanti sportivi, ma lui era uno sportivo particolare, una gara che doveva durare 5 mesi, 4 mesi, e quindi bisognava pensare a tantissime cose, non solo appunto pensare a dargli da mangiare tutti i giorni, che questo cibo fosse a lunga conservazione, perché trovarsi in mezzo al mare, che il cibo era andato a male, sarebbe stato insomma abbastanza difficile. E poi non solo, dovevamo fare i conti col peso, era una continua diatriba tra me e lui. Dimmi la verità, quanti chili abbiamo? Ne abbiamo 160. E io gli dicevo, no, ne abbiamo 150. No, non è vero, mi stai dicendo una bugia, pesano troppo. Quindi comunque c'era da... E poi comunque doveva essere buono, gli doveva piacere e comunque lo doveva consolare, perché non è che ci fosse altro in mezzo al mare. Sano e sardo, Sano possiamo e sardo, utilizzare una questi due cambusa aggettivi. sana e sarda. Anche perché poi bisogna ricordarsi sempre che c'è uno stretto legame tra la psicologia e il cibo, no? E quindi il buon cibo e la buona qualità e anche la varietà è strettamente legato, poi si ripercuote in maniera positiva o negativa sulla buona prestazione, quindi è fondamentale Anche l'alimentazione. dare una certa varietà, anche se uno mangia la giusta quantità con la giusta quantità di nutrienti, ma mica può mangiare sempre la stessa cosa. Quindi abbiamo anche cercato il più possibile, è stato un lavoro veramente, quello forse è stato il lavoro più importante, cercare cibi che gli piacessero
e cercarne il più possibile per consentire una periodizzazione dell'alimentazione, cioè che lui non mangiasse sempre le stesse cose tutti i giorni. Ecco, un cibo che l'aiutasse comunque in questa avventura complicata. Immagino che anche il fatto di essere seguito, centinaia di migliaia veramente di persone hanno seguito la sua avventura, i suoi post, i suoi diari quotidiani, ma insomma c'è stato un momento in particolare in cui veramente si è sentito un po' solo lì in mezzo all'oceano. Ma diciamo che la solitudine l'ho gestita bene e poi comunque continuo a considerarla un privilegio. Diciamo che non sono, insomma, sono abbastanza navigato, non era la prima impresa che facevo, quindi sono abituato ad avere a che fare con la solitudine e credo di averla gestita molto bene. Il tempo passava, non mi ha pesato. Poi soprattutto quelle latitudini che per me erano nuove, la testa è concentrata su altro, per cui magari c'è meno spazio. Sicuramente poi quando ho iniziato a percepire, magari non subito a distanza, che comunque era veramente seguito come non ci si poteva nemmeno aspettare, questa è comunque un'energia che arriva e che fa bene, che aiuta anche a, insomma, come è un bel supporto comunque che fa piacere, soprattutto in uno sport che normalmente di nicchia. In qualche modo aver dato il mio piccolo contributo a renderlo in qualche modo più popolare è comunque una bella soddisfazione. Ecco, i bambini adesso addirittura si stanno interessando a questa sua avventura e alla vela, è vero? Sì, infatti diciamo che comunque il fenomeno ovviamente è curioso anche un po' studiarlo, perché comunque i numeri sono importanti. E quindi anche magari persone di una certa età che mi chiedono, che so che mi hanno seguito, mi colpisce, ma soprattutto i giovanissimi, che secondo me sono i più difficili in assoluto da conquistare, diciamo che soprattutto gli adolescenti non si preoccupano d'altro. Invece noto che molto mi chiedono, che hanno seguito, che sanno anche a scuola, e questo diciamo che è proprio veramente indicativo di del fatto che è stato un successo da quel punto di vista. Torneremo a parlare di questo aspetto che mi sembra molto importante, faremo anche un po' di numeri, ma vorrei sapere dalla dottoressa Ghiani come sono riusciti a comporre questo menù, come avete fatto a capire effettivamente cos'era quello di cui lui aveva bisogno, quanto e cosa. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo preso le sue misure antropometriche. Seconda cosa, gli abbiamo messo un holter metabolico che è un apparecchio che lui ha tenuto per 5 giorni, che ha monitorato la sua attività. Lui è andato un po' in barca, ha fatto un po' di vita normale, un po' di allenamento e abbiamo capito quante calorie al giorno gli servivano. Dalle calorie siamo passati a stabilire i nutrienti, quindi quante proteine, quanti carboidrati, eccetera. Abbiamo studiato i suoi gusti, abbiamo reperito gli alimenti, abbiamo composto circa 150 kg di cibo. Questi 150 kg di cibo poi sono stati divisi in porzioni giornaliere. Quella è stata la parte divertente, interessante, perché comunque lui ogni giorno prendeva una busta, pasto 1, pasto 2, 4 spuntini, istruzioni. Quindi prendi la pasta, buttala nella pentola. Non aveva tutto questo tempo. Sì, e poi comunque lui ci ha dato una fiducia enorme, perché noi abbiamo deciso per lui. Quella è stata veramente, cioè lui ci ha fatto un regalo grandissimo nel darci la sua fiducia. Non hai premesso che io sono difficile anche a non è facile di gusto, non è facile di gusto. Però mangia molto bene. Mangia benissimo, sì, mangia veramente bene. Lui istintivamente sceglie il cibo più sano. Se gli si mettono davanti 10 cibi diversi, lui sceglie l'alimento più sano. E tra l'altro è tornato fisicamente in forma, sta benissimo, quindi insomma voglio dire la dieta esatto. Era assolutamente sì, diciamo così, ma e poi lui è stato bravo, è riuscito a mangiarlo, però comunque è tornato, le sue condizioni, le sue misure antropometriche sono sovrapponibili a quelle della partenza, quindi ottimo. Gaetano, l'ultima domanda non posso non fargliela, visto anche il grande successo di questa avventura, veramente numeri da capogiro, 15.000 follower su Twitter, ma filmati che vengono postati e visualizzati centinaia di migliaia di volte. Quando la rifarà? Quando ci riproverà? O quale sarà la sua prossima avventura? Beh, adesso, vabbè, nella testa ovviamente ho tante idee, ma per i progetti bisogna sapere aspettare. Adesso è il momento, intanto che bisogna essere capaci di metabolizzare quello appena accaduto, perché subito ti ritrovi immerso anche nelle cose di tutti i giorni, anche nelle cose mediatiche, ma comunque è comunque un rientro da Marte, per cui, insomma, 70 giorni di navigazione in solitario, anche se per fortuna fisicamente sono in forma, anche psicologicamente comunque vanno non solo
smaltiti, ma in qualche maniera anche goduti, perché comunque l'esperienza, no, la devi poi prelevare poco per volta. Per cui no, in questo momento non ho, cioè, ripeto, ho tante idee, ma con calma, insomma, non è il momento giusto per decidere. Sicuramente c'è subito voglia quando, ecco, in questo, quando proprio il fatto di non averla portata a termine del tutto sicuramente ha lasciato forte lo stimolo, certo, sia di riprovarci, ecco, che di tornare in mare a navigare, ma quello c'è sempre, quindi noi aspettiamo, vediamo. Noi non abbiamo fretta, noi siamo qui, intanto si goda la sua Calagonone, la Sardegna tutta e tutta l'Italia che l'ha seguita, ma insomma in tutto il mondo.